Metti una sera a cena. Ieri sera alle porte di Salerno, briefing fra il DS De Santis, Giulio Migliaccio e Davide Nicola. Sul tavolo il mercato, argomento caldo di questi giorni per la Salernitana che ha ufficializzato i rinnovi di Boine nella Astana Koulibaly, oltre ad alcune cessioni, fra cui quelle di Belez e di Tacchio. Non moltissimo finora, anche se la società ha assicurato che i rinforzi arriveranno. In attesa di capire se Ederson andrà all'Atalanta e se dal club orobico arriveranno Lovato ed Okoli, la Salernitana deve rinforzare le sue corsie laterali. Il Monza ha messo la freccia a destra, pagando la clausola per il cartellino di Samuele Birindelli del Pisa, che piaceva anche alla Salernitana. Il club di Berlusconi era anche sulle tracce di Mazzocchi e bisognerà capire se l'interesse per il terzino croato sarà confermato o meno. La Salernitana ha da tempo sondato Santone D'Ansaldi, ma si è messa in lista per il prestito di Cambiaso qualora la Juventus decidesse di non trattenere il calciatore appena prelevato dal Genoa. Piace anche Galan, mancino in forza al Celta Vigo. Per la mediana restano sul taccuino Tosby della Sampdoria, Galoppo del Banfield e Saric dell'Ascoli. Dall'Inghilterra rimbalza anche la voce di un interessamento per il centrocampista franco-congolese del Bristol City, Massengo. In attacco c'è un nome nuovo, Erik Botheim, norvegese del 2000, ex Bodø Krasnodar. Vanno avanti i contatti con il Blackburn per Brereton Diaz.